Buonasera, benvenuti alla prima puntata del 2016 di Recanati in Forma, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. Iniziamo questa puntata con l'ufficializzazione della candidatura di Recanati, capitale della cultura italiana per il 2018. Quindi presenteremo quello che sarà l'evento clou dell'estate recanatese con il concerto della cantautrice Joan Baez a Lunaria il 16 luglio prossimo. Il terzo servizio è dedicato invece ad Alberiamo Recanati, il progetto di piantumazione in città. Concludiamo poi parlando invece delle attività svolte all'interno del Centro Culturale di Aggregazione Giovanile Fonti San Lorenzo. Recanati, capitale della cultura italiana 2018. Ormai è ufficiale la candidatura della città leopardiana. Ad annunciarla nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede della Regione Marche, il sindaco Francesco Fiordomo e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il quale ha ribadito che la Regione sosterrà con convinzione la candidatura di Recanati. Noi sosterremo questa candidatura, faremo in modo che ci sia anche un ampio consenso, come è accaduto in altri casi, cioè che un po' tutta la regione si possa esprimere. Sappiamo che la chiave di lettura culturale ci permette di mettere insieme la magia dei nostri luoghi, la storia, perché ovviamente Recanati credo che nessuno possa non pensare al grande personaggio, al poeta che l'ha insomma, fatta conoscere a tutto il mondo, e insieme a questa capacità di tenere insieme il futuro, cioè quelle chiavi di lettura che ci fanno affrontare il cambiamento, pensiamo al tema dei diritti civili, quanto sia attuale, quanto sia di oggi. Quindi attraverso una candidatura di una città delle Marche, l'immagine delle Marche è l'immagine del nostro paese. Nel corso della conferenza stampa è stata ufficializzata anche la presenza a Recanati il 16 luglio prossimo della cantautrice Joan Baez, che si esibirà in Piazza Leopardi, ospite di Lunaria 2016, la manifestazione organizzata da Musicultura in collaborazione con il comune di Recanati. Per quello che senza dubbio è uno degli eventi clou dell'estate, visto che la cantautrice americana, paladina dei diritti civili, ha previsto solo 4 date per l'Italia nell'ambito del suo tour mondiale. Un grande appuntamento grazie all'intuito di Musicultura, è un percorso che abbiamo compiuto in questi anni. È un appuntamento che viene in un momento particolare, noi lanciamo la nostra candidatura come capitale della cultura italiana 2018, quindi è un'iniziativa di respiro internazionale che penso ci darà ancora di più la spinta per diventare città di cultura, città di turismo, città che promuove eventi del genere. Quando parliamo di cultura parliamo di educazione, parliamo di un percorso di crescita individuale e collettiva, quindi è una personalità del mondo della musica ma che ha un valore simbolico straordinario e quindi veicola quei messaggi che poi sono alla base di una convivenza civile che sia improntata al rispetto e a un sentimento positivo nei confronti degli altri. Questo grande appuntamento che abbiamo appunto annunciato ben 6 o 7 mesi prima, perché non era mai capitato che una star mondiale a questo livello venisse a trovarci sul palco di Lunaria Recanati in Piazza Leopardi. E dopo aver avuto in tutti questi anni i maggiori rappresentanti, i più autorevoli rappresentanti della canzone d'autore italiana e dopo la presenza di Salomon Burke, abbiamo il piacere di annunciare che il 16 luglio avremo Joan Baez qua, con tutto quello che comporta Joan Baez, con tutte le sue lotte per i diritti civili, con tutti gli album registrati, con le collaborazioni storiche che vanno da Bob Dylan ai Beatles. Insomma, sarà un evento veramente mondiale. Un riconoscimento anche per il lavoro effettuato in questi anni da parte di Musicultura, che organizza appunto Lunaria artisticamente e che è in piedi ormai da più di 20 anni con questa manifestazione che tende appunto a focalizzare, a mettere in risalto
quella parte di musica che dà anche un aspetto da un aspetto fondamentale anche alla parola e infatti in questo tipo di concerto troveremo una John Baez che colloquerà anche con il pubblico e nella nostra lingua tra l'altro. Io penso che questo evento che andremo appunto a vivere tutti quanti il 16 luglio sia molto importante anche per la candidatura di Recanati come città della cultura. Nel senso che Recanati, città della cultura, ha bisogno di eventi attuali o moderni. E, è vero che è un grande passato, ma a volte questo grande passato, quando non viene attualizzato da una serie di iniziative che coinvolgono il territorio, la città e non solo locale, chiaramente, è soltanto un macigno che ci portiamo, un macigno piacevole ma che ce lo portiamo addosso, per cui vengano eventi di questo genere e vengano organizzati soprattutto delle grandi incontri con un pubblico molto più vasto e con un pubblico che viene da territori completamente diversi dal nostro. Recanati ha tutte le carte in regola per avere questa candidatura a Città della Cultura Italiana 2018. Infatti il concorso, il bando, prevede proprio dei progetti strutturali ed è quello che noi come amministrazione stiamo cercando di fare proprio con Recanati. Quindi non si parla di progetti spot, come ho sempre detto, ma di progetti strutturali che riguarderanno la ristrutturazione dei musei, la biblioteca e con eventi importanti come per esempio Lunaria e come questa data del 16 di luglio. Quindi siamo tutti convinti che unendoci veramente con tutte le associazioni, con tutta la cittadinanza, adesso anche con la Regione e anche altre associazioni che vorranno darci una mano, noi potremmo veramente raggiungere questo prestigioso obiettivo. Quindi veramente un in bocca al lupo a Recanati. Alberiamo Recanati. È questo il titolo del progetto di piantumazione promosso dal Comune per rendere ancora più verde la città. Il progetto ha visto coinvolte varie zone della città, a partire dalle nuove aree verdi nei quartieri Le Grazie e Villa Teresa. Alla piantumazione degli alberi hanno partecipato gli alunni delle scuole elementari cittadine. Alberiamo Recanati è un'iniziativa con la quale piantumiamo in alcune zone della città, in particolare ci tenevamo nella zona di Villa Teresa, del giardino del Concilio, che ha bisogno di una nuova presenza verde. I bambini sono i protagonisti per l'educazione ambientale, per imparare a rispettare la natura. Ci sono tanti progetti interessanti nelle scuole, oggi operativamente possono seguire il momento della piantumazione. Oggi completiamo quest'opera pubblica che praticamente è il segno tangibile della rinascita del quartiere Le Grazie. Questa era una zona degradata, era una zona dove insisteva una vecchia casa colonica e attualmente con questo giardino dove i bambini del rione già hanno potuto giocare, divertirsi da un anno a questa parte, andiamo a piantumare, a mettere degli alberi, quindi delle piante che cresceranno, che daranno ombra durante la stagione estiva e che completeranno il decoro di questa zona, di questa area. È un'iniziativa molto concreta, nel senso che più volte negli anni ci sono stati dei gesti simbolici, ricordo ad esempio quando si piantava una pianta per ogni nato e poi abbiamo visto che negli anni quelle piantine piccolissime, piantate lontano dal centro di Recanati, non sono mai andate al di là di quello che poteva essere la simbologia, ecco, del gesto in sé, sono morte inesorabilmente. Quello che facciamo adesso invece è proprio mettere in campo un progetto ambientale vero e proprio, nel senso che piantiamo alberi abbastanza grandi, un metro e mezza, che nel giro di un paio di anni diventeranno degli alberi veri e propri, che ombreggiano, che fanno verde e che colorano la città. Per cui è un progetto molto importante, mori, lecci, ciliegi, platani, sono decine e decine di piante che vanno da un lato a
portare maggior verde all'interno dei giardini delle scuole, dall'altro a colorare i quartieri, diciamo, periferici, i quartieri in cui c'è un deficit di verde, per cui è molto importante dal punto di vista ambientale, scolastico, educativo, ma anche dal punto di vista estetico, perché tutto dà diciamo, bellezza in più. Ecco. Sono ricominciate le attività del Centro Culturale di Aggregazione Giovanile Fonti San Lorenzo. L'amministrazione comunale ha incontrato i responsabili del centro per fare il punto della situazione e per presentare i programmi futuri. Oggi stiamo cercando di far vedere che qua dentro si fanno tanti tipi di attività, dal teatro allo street art. Infatti i ragazzi hanno proprio in questi giorni ultimato il murales che ha coperto le scritte e i graffiti che erano stati fatti sotto al parcheggio davanti di fronte al liceo scientifico. Un progetto che abbiamo portato avanti insieme con l'amministrazione, con i ragazzi del centro. Progetto che speriamo di portare avanti anche per la sistemazione e la ristrutturazione di altre mura che attualmente sono lasciate allo stato di degrado. Quindi ecco, speriamo che questa collaborazione continui. Io sono veramente soddisfatta come assessore delle politiche giovanili perché con loro sono riuscita a trovare un rapporto bellissimo, un rapporto diretto. Loro parlano con me come se fossi un'amica e non come se fossi un amministratore. Quindi per questo sono contenta, era quello che volevo. L'Associazione Centro Culturale Fonti San Lorenzo compie 25 anni in questo periodo e da 3 anni e mezzo, è la quarta stagione di apertura del servizio di ludoteca e centro di aggregazione giovanile. Questo servizio ci è stato affidato dal 2012 proprio perché l'associazione era qua fin dal 1990. Non a caso la scommessa è stata quella di investire in un ampliamento dell'attività, in questo caso in collaborazione col Comune dopo la ristrutturazione, e i numeri credo ci stanno dando ragione. Contiamo infatti, pensando solo all'ultima stagione, siamo a oltre 14.000 ingressi singoli per tutto l'anno. In estate, nella bella stagione, solo di ragazzi tra i 6 e i 22 anni raggiungiamo oltre le 70 presenze giornaliere. Questo non considerando affatto tutti i frequentatori del parco giochi che come associazione gestiamo, che è pubblica, è aperta 24 ore su 24, il giardino, quindi il campetto, ma anche per gli anziani il campo da bocce e tutti quelli che si rivolgono a noi semplicemente perché hanno bisogno di spazio con case sempre più piccole per festeggiare magari i compleanni dei piccoli o delle iniziative di altre associazioni che siamo soliti ospitare. E praticamente siamo aperti dal lunedì al sabato, tutti i giorni dalle 4 alle 7 e mezza, e il lunedì e il mercoledì ci dedichiamo ai bambini dai 6 ai 10 anni, quindi con la ludoteca facciamo attività di gioco, e facciamo laboratori, gioco libero, abbiamo una ludoteca di sotto fatta apposta per giochi e costruzioni e quant'altro. Invece il laboratorio ce l'abbiamo al piano di sopra con pitture, materiali di riciclo e quant'altro. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate andate in onda sul sito web del Comune di Recanati. Recanati Informa torna alla prossima puntata, arrivederci!